Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal core di Retrocomputing. Oggi parleremo brevemente di matematica, un mostro sacro di programma universitario che c'è solo per Apple Macintosh. Prima iniziò per Macintosh con motorizzati Motorola 68000, poi il programma c'era anche per PowerPC e poi c'è anche oggi per Intel i2, i3, i4 e via dicendo. Nella versione più antica e leggera di matematica era, mia memoria, caldamente consigliato avere almeno 4 MB di RAM ed un 68020. Vivamente, molto vivamente consigliato disporre di un 68030 con una FPU e 4 MB di RAM. Io avevo un Color Classic e quindi matematica mi girava bene. Matematica, ecco, non c'è mai stato per Commodore Amiga. Se Commodore Amiga svettavano per multimedialità con i chip video ed audio dedicati, ecco, gli Apple Macintosh sono sempre stati molto carenti come capacità multimediale. Tuttavia, ecco, come potenza di CPU e capacità di macinare numeri, gli Apple Macintosh hanno sempre avuto microprocessori molto più potenti ed efficienti dei Commodore Amiga, e gli Apple Macintosh dal punto di vista delle capacità dei microprocessori di macinare i numeri mangiavano la pappa in capo agli Commodore Amiga. I Motorola 68000 furono rapidamente abbandonati da Apple persino per le macchine entry level. Ad esempio, l'Apple Macintosh Classic 2 montava un 68030, mentre su tutte le macchine entry level della Commodore il 68030 l'hanno sempre visto col cannocchiale. Così come tutti gli LC Pizza Boxes, macchine entry level, quindi LC1, LC2, LC3, tutte macchine entry level che il più sfigato di tutti montava un 68020 oppure un 68030, e tutti avevano un socket vuoto per aggiungere una FPU, robe mai viste sulla piattaforma Amiga. Una FPU, ecco, che a dire il vero non serviva poi a molto se si lavorava con un word processor. Una FPU che poteva far comodo se si lavorava con un foglio del calcolo oppure con un database. Una FPU ed un microprocessore potente come un 68020, meglio un 68030, ancora meglio un 68040 con una FPU se si doveva lavorare con matematica, un applicativo universitario professionale da paura. Io l'ho avuto, era difficile lavorarci, molto potente per quanto complesso, però era utilissimo per correggere i calcoli algebrici per i temi d'esame di analisi matematica. Sfortunatamente la piattaforma Amiga, nata con Amiga 1000, resa economica e più compatta con Amiga 500, cui poi alla piattaforma Amiga furono aggiunti slot ISE 02 in Amiga 2000, ecco, la piattaforma Amiga rimase sempre immutata nel tempo in Amiga 600 ed Amiga 1200, a cui fu cambiato soltanto il microprocessore mettendo un 68020. Quando diciamo già dilagavano il 68030 e il 68040. Braccino corto di mamma Commodore nel mettere RAM sugli Amiga, braccino corto di mamma Commodore nel non mettere socket per FPU, braccino corto di mamma Commodore nel non aggiornare le CPU delle proprie macchine, anche quelle di fascia bassa, braccino corto di mamma Commodore nel non mettere un disco fisso interno. Ecco, a son di vivere sugli allori la Commodore, diciamo, finì per fallire perché non aggiornò la piattaforma Amiga e quindi finì per finire bollita. Oggi il programma di matematica può essere scaricato gratis da internet. Eccoci qui, siamo di nuovo su Macintosh Repository Matematica 3, quello che si trova praticamente alla versione di Matematica 3, una versione gratuita, più leggera, non particolarmente nuova, e quindi è possibile scaricare Matematica 3 versione zip.
CDR, ma comunque in formato, diciamo, CDR delle immagini, ma niente di particolare. Se no abbiamo la versione di prova di Mathematica 3 in versione Stafford compressa, abbiamo la versione di Mathematica 3.0 con un'immagine e compressa, tanta roba, sono 43.93 MB o 50 MB o 51 MB. Funzionano tutte dal 7.0 fino al Macintosh 7.9. Poi abbiamo la 3.01, che indubbiamente è probabilmente la migliore, e poi abbiamo, cioè, in formato ISO 3.0, 3.01, insomma ce n'è per tutte le versioni. Questo è addirittura 180 mega, quindi un formato ISO e poi compresso da poter tostare. La 3.01, io vi consiglio di scaricare o la 3.0 ISO ZIP o la 3.0 ISO SIT, anzi meglio la 3.0 ISO SIT, e quindi oppure diciamo la 3.0 Image SIT, che vi trovate già automaticamente il disk drive, il dischettino virtuale caricato sulla scrivania. Ok, come si vede, diciamo, questa non è una versione recentissima, è la versione Mathematica 3, ma comunque funziona su tutti, dal System 7 fino al Macintosh 9, e quindi addirittura anche sui Power PC, tanto i Power PC poi funzionano in emulazione. Mathematica 3 è un applicativo veramente da paura, che in sostanza per il calcolo di analisi o di un sacco di roba di matematica. Un programma professionale universitario, questo non è nuovissimo, ma comunque è già tanta tanta roba. Già saper adoperare tutto e tirarne fuori il massimo possibile da Mathematica 3 praticamente vuol dire già essere a un livello molto più elevato, altro che Pascal. Pascal una sega. Molto più importante sarebbe, diciamo, studiare questo ambiente di Mathematica 3, in modo da praticamente poi, se uno continua all'università, trovarsi, diciamo, già i bagagli per adoperare questo programma, oppure sfruttare questo programma per praticamente portare funzioni, fare calcoli e quindi abbandonare tutta la programmazione del Pascal, che non so nemmeno se ancora la insegnano alle scuole. Io spero caldamente di no, perché non serviva praticamente a un cazzo di nulla. Non avendo nessuno sulla Terra utilizzato, nessuna casa software ha mai utilizzato il Pascal per farci un programma, né videogioco, né un'avventura, né un programma per ufficio, né un programma scientifico. Quindi Pascal, grande linguaggione astratto, nessuna casa software l'ha mai utilizzato, nemmeno la Microsoft ha mai scritto un cazzo di nulla di programmino in Pascal, quindi vuol dire che come linguaggio di programmazione faceva parecchio 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 care. A differenza invece di Mathematica, che non è un linguaggio, che non è un linguaggio di programmazione, è un ambiente che però permette di praticamente, è sicuramente molto più importante e produttivo saper dominare uno strumento simile, che più storto aver perso tempo praticamente su un bidone di merda come il Pascal. Ok, se siete interessati potete scaricare Mathematica, che è solo per Macintosh, andando sul sito di Macintosh Repository. Il relativo manuale in italiano lo trovate linkato in descrizione di questo file. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.